anziani, quale futuro? Questo è il titolo dell'incontro organizzato dalla UIL di Forlì, che vuole portare per il secondo anno consecutivo all'attenzione i grandi temi con un evento mirato. L'obiettivo è quello di portare il mondo della politica a progettare e pensare il futuro degli anziani. Perché è importante organizzare questi incontri, avere insomma un momento di dibattito e di riflessione? Il motivo per cui abbiamo pensato che era opportuno quest'anno dedicare un momento che vorremmo diventasse fisso ai temi dell'assistenza, della cura del nostro territorio è perché pensiamo che questo sia il momento per riflettere e progettare per quello che riguarda le prospettive future per i tanti servizi che accompagnano il mondo degli anziani. In quale modo volete portare la differenza all'interno del mondo degli anziani? Penso che il punto fondamentale da cui noi partiamo è uno. Per ragionare e progettare il futuro riteniamo che occorra partire da alcuni punti fermi. Quello su cui noi ragioniamo è che il primo punto fermo devono essere le persone. I sistemi non si fanno per se stessi, ma i sistemi devono essere funzionali al benessere delle persone. Pensiamo che come una società, una comunità vive e aiuta la terza età sia un elemento di civiltà importante. Non dimentichiamoci inoltre che le persone anziane nel nostro territorio rappresentano una vitalità e una socialità infinita fatta di decine e decine di associazioni e di momenti di collettività di cui poi tutti i cittadini possono godere e vivere a pieno. Una serata alla presenza dell'assessore regionale, del sindaco, quindi tutti gli amministratori locali, anche per portare alla loro attenzione diversi argomenti. Quali? Argomenti molto importanti che riguardano specialmente il nostro territorio, chiaramente nel nostro contesto, ma che sono emersi in maniera anche drammatica in questi ultimi periodi per ovvi motivi e noti motivi, e che però... Noi non vogliamo affrontare con rimpianto o drammaticità, ma vogliamo fare una proiezione di quello che potrà essere il prossimo futuro nella gestione delle persone più anziane, le persone più deboli che hanno subito in maniera più drammatica questo periodo. La pandemia ha fatto emergere alcune fragilità che non è che non ci fossero prima, c'erano, però in questo momento diventano più evidenti. Da una parte abbiamo i pensionati, dall'altra abbiamo i giovani che si devono immettere sul mercato del lavoro. Quindi quali sono le vostre proposte a riguardo? Allora, innanzitutto contestualizziamo, noi stiamo parlando in ambito sanitario e sociosanitario. Per quanto riguarda gli ospiti delle strutture, come già detto, essendo più deboli, devono essere più tutelati. In questo momento le strutture patiscono moltissimo la ricerca di personale che non si trova, specialmente quello infermieristico, e questo è un problema strutturale, perché se le scuole degli infermieri non producono, passatemi il termine, più infermieri, noi non avremo infermiere e mancano in questo momento in tutte le strutture e anche in ambito sanitario. La questione delle vaccinazioni per il personale, voi come la vedete? Ma diciamo che la vaccinazione fortunatamente ha avuto una descrizione da parte di PCM, specialmente negli ultimi periodi, molto chiara, quindi noi non possiamo altro che chiedere l'applicazione di quello che è la norma in assoluto. La questione dei contratti in ambito sanitario, quali sono le problematiche? Direi che io la estenderei più anche in ambito sociosanitario. Noi purtroppo, come ad esempio succede nella figura degli OSS e anche degli infermieri, abbiamo 5 contratti di riferimento per figure che svolgono le stesse mansioni. Penso che questo momento abbia fatto capire che queste differenze non sono più sostenibili. Oggi si parla soprattutto dell'ambito sanitario, però la questione adesso è la ripartenza. Quindi quali sono le proposte che la UIL vuole portare avanti in questo senso? Questo è il secondo appuntamento che facciamo sul tema degli anziani, della cura, della socialità. E quest'anno, questa serata la dedichiamo prevalentemente agli anziani. Noi crediamo che al di là di tutto la persona debba essere al centro e i nostri anziani e le problematiche dei nostri anziani sono problematiche che toccano un po' tutti i cittadini e le cittadine e quindi li coinvolgono e quindi bisogna iniziare a progettare tenendo presente comunque che la persona deve sempre rimanere al centro.
Come vogliamo portare la persona al centro in questo momento, anche e soprattutto in ambito sanitario? La pandemia ci ha fatto capire che ci sono alcune cose che devono essere sistemate, devono essere rimodulate se vogliamo andare avanti, anche in vista di un possibile ritorno, speriamo di no, di questa pandemia. Beh, sicuramente bisogna che concludiamo la fase emergenziale, cioè noi fino a questo momento abbiamo sempre visto questa problematica nella parte emergenziale, adesso bisogna iniziare a progettare il futuro. Faccio un esempio, la questione delle case di riposo. Bisogna riorganizzare i layout interni, cioè non si può all'interno della stessa realtà, della stessa struttura, fare in modo che ci possa essere la possibilità che le persone vengano a contatto, quindi c'è la parte di cura, quelle dove vengono, di degenza, da parte di quella dove c'è la residenza. È quello che ha creato moltissimi problemi. Questo è un esempio che per il futuro bisogna evitare. Oggi al centro gli anziani, i pensionati, ma soprattutto in ambito sanitario. Quali sono le principali problematiche che volete portare all'attenzione degli amministratori? Dunque, noi come pensionati pensiamo che questa pandemia abbia devastato la persona anziana, ma la persona anziana non ha portato il Covid nelle RSA, nelle CRA, sono state le funzioni di queste case di riposo a portare con il personale, perché strutturate così portano solo il Covid. Oggi va ripensata una nuova sanità. La nuova sanità che noi pensiamo è quella che dobbiamo fare la sanità nel territorio. Nel territorio perché? Case di riposo ne abbiamo a sufficienza, ma le dobbiamo ridurre. Ma abbiamo sempre più bisogno, siccome abbiamo persone anziane che si aumentano purtroppo nella vita, dobbiamo avere più posti dalla regione. Noi vediamo molto di più invece le case della salute, un po' in tutti i territori. Veniamo da un'esperienza ospedaliera che abbiamo i pronti soccorsi sempre pieni che non danno risposta. Vediamo dei ricoveri e delle liste d'attesa enormi. Quindi vediamo nel territorio sempre di più l'ospedale di prossimità, formato da infermieri e un medico e assistenti sociali, perché nel territorio noi dobbiamo fare assistenza agli anziani. La pandemia ha fatto emergere alcune problematiche, tra le quali anche il problema del personale all'interno delle strutture. Quindi qual è la situazione attuale e che cosa volete chiedere? Allora, all'interno dell'azienda sanitaria della Romagna, io sono un RSU dell'azienda, è emerso dal primo momento questa criticità, chiaramente anche perché veniamo da anni di mancato turnover, per cui si interviene su una situazione già di per sé critica. La pandemia chiaramente ha fatto emergere ancora di più questa criticità. C'è stata una grossa campagna di reclutamento, in particolare del personale infermieristico, ma non solo, ma ciò nonostante quello che registriamo, quello che come RSU registriamo tutti i giorni, è comunque una criticità nell'elaborazione dei turni, ove questi devono prevedere dei turni di riposo, giustamente, che spesso mettono in difficoltà il servizio stesso, per cui la frustrazione in cui si trovano gli operatori sanitari ancora oggi è quella di dover chiedere i loro diritti in termini di riposi, in termini di elaborazione del piano ferie e magari di mettere, con la consapevolezza di mettere in crisi il proprio servizio. Oggi una visita anche al centro vaccinale di Forlì, quali sono state le sue impressioni anche in vista di quello che è attualmente la campagna vaccinale? Beh, oggi ho visitato il centro vaccinale di Forlì per due ragioni. Primo, per ringraziare ovviamente tutti gli operatori e anche i volontari e tutti coloro che lo fanno vivere quotidianamente proseguendo una vaccinazione di massa che è fondamentale. Secondo, perché si è sperimentato anche qui questo vaccino last minute, cioè senza bisogno di una prenotazione se non la sera prima,
e comunque sono qualche decina di persone in più che possono vaccinarsi ogni giorno prenotandosi la sera prima. Metteremo in campo altre iniziative sempre qui in Romagna, penso al camper che viaggerà per le varie località della Romagna e che offrirà appunto una possibilità ulteriore di vaccinazione. Bisogna vaccinarsi però, perché soprattutto le persone sopra una certa età, dai 60 anni in su, hanno dimostrato in questa pandemia da Covid di essere quelle più vulnerabili, quelle più a rischio di ospedalizzazione, e i contagi sono ripresi significativamente anche in Emilia Romagna. Per ora, per fortuna, non sono corrisposte le ospedalizzazioni che di solito assistevamo durante i contagi, quando i contagi si alzavano, però dobbiamo vaccinare il più possibile.